Ciao, sono Daniele Dasermatter e benvenuti ad una nuova reaction. Miei piccoli pargoli innamorati, desiderosi dell'amore, vi ricordo che questa sera ci vediamo in live su Twitch alle 21 perché insieme in diretta commenteremo un nuovo episodio di Primo Appuntamento. Ma ora è arrivato il momento di goderci questo episodio di Primo Appuntamento. Quindi lascia un like a questo video e partiamo. Io avrei, voi mi dite Daniele partecipa al Primo Appuntamento, ma io avrei il terrore di andare a Primo Appuntamento soltanto per rivedermi con quale musica di sottofondo mi fanno entrare. Ma come ma con quale cioè voi dite a me, ah sei cattivo, fai le battutacce sulle persone, ma con quale rispetto una persona si riguarda vedendosi accolta con una gallina che canta in sottofondo? E poi dite a me, ma pensate a quelli del programma che lo fanno pure seriamente, io perlomeno lo faccio per ridere. Mi chiamo Alessandro, ho 37 anni. Porca puttana, 37 anni con la condizionale però. In campagna, vicino fa. Guarda come broccolo, ma con questa faccia e questo atteggiamento da maniaco sessuale. Bravissimo. Adriano, nelle Marche, e nella vita faccio l'agricoltore. Buonasera. Benvenuto, sono grazie. Alessandro Il Metra. Molto lieto, Alessandro pure io. Emozionato? No, no. Io sono un guerriero, c'ho anche la cicatrice. Lei è il primo. Dipende come te la sei fatta questa cicatrice. Beh, sono un guerriero perché ho dovuto affrontare una scelta sofferta. Molto bella la location per un primo appuntamento romantico. Ho fatto tutta la gavetta per diventare avvocato. Ci sono riuscito, quindi ho deciso di dedicarmi a qualcosa di più bucolico. Benvenuto. Grazie. Sì, ma non hai detto come ti sei fatto questa cicatrice, caro Alessandro. Adesso siamo curiosi. Sono single. Io non me lo so spiegare perché sono single. Perché sono single? Com'è? Guarda, io avrei diverse risposte, ma visto che sei avvocato me ne starò zitto. Scherzo Alessandro, ti voglio bene. Adesso faccio l'agricoltore, il farmer. Della vita in campagna. Che il farmer è il, cioè la versione gamer degli agricoltori, il farmer. Agricoltore! Mi piacerebbe sapere quali sono le strade nella vita che ti fanno fare, studiare giurisprudenza, passare l'abilitazione, fare il praticantato, perché lui ha fatto anche quello, non è che si è fermato solo alla laurea, e poi decidere, sai che c'è, vado a zappare la terra. È pronto a innamorarsi questa sera? Innamorarsi è una parola pesante. No. Star bene. E vedere poi in seguito se... se sono rose. Cioè, è venuto qua per scopare lui in poche parole. Innamorarsi, adesso vediamo che succede. Sì, assomiglia un po' a Enrico Pasquale Pratico, ragazzi, avete ragione. È la versione sveglia. Un po' nervoso, agitato. No, così, per curiosità. Mi piacerebbe avere una famiglia. Ma quindi vuole... Ma c'è un motivo per cui Mauro sembra che sia dentro una sauna? Non l'ho mai visto così sudato, poverino. Mi chiamo Deborah e vengo da un piccolo paese in provincia di Parma. Ho 34 anni e sono impiegata in un ufficio di assicurazioni. Buonasera. Benvenuta. Grazie. Quando apro le finestre io vedo i campi, cioè anche se sono in mutande in casa mia non mi vede nessuno. Adesso avrà una schiera di persone, ovvero noi, che andremo a vederla in mutande a casa sua, se siete d'accordo. Possiamo organizzare un pullman. Buonasera. Servo la signora. Grazie, tutto gentile. Il mio sogno nel cassetto dal punto di vista sentimentale è quello di trovare una persona che apprezzi in tutto e per tutto. Lui ha una laurea in giurisprudenza e nonostante questo non si è risparmiato di uscire di casa con la maglietta con scritto guarda come broccolo. Non so se è coraggio o stupidità la sua. Eccomi, come va l'aperitivo? Tutto bene, bene, grazie. Il vostro tavolo è pronto? Possiamo prendere. Seguimi, ve lo porto io. Ah, grazie. Io. Mica, questa aveva paura che non gli dessero più il bicchiere, ha tirato giù il vino a goccia. Bravo, bravo Alessandro. Vai per l'ubriaco al tavolo. Meno male che non voleva le bollicine. Dunque, io ho fame. Sì. Pure io. Perché? Pure io. Allora, perché? Devi sapere che io da circa 2 mesi sto cercando di diventare vegetariano.
Ma tutte lui le ha, cioè un avvocato che è diventato agricoltore e adesso sta cercando di diventare vegetariano. Il prossimo step cosa fai? Vuoi farti impiantare la fica? Sto ovviamente scherzando, amici, risate! Sono stata a Santorini. Ah, ok. E beh, Santorini là pure all'acchiappo, eh. No, ma la smetto sto qua, ma non è che si va in giro solo, si guarda il mondo solo per scopare. Ma che cosa c'ha in testa sto uomo? Tu invece sì. Io ho viaggiato tanto. Sì, sono stato per esempio a Creta, poi sono stato anche a Singapore. E poi in Thailandia sono stato pure. Ci ho fatto quella. Sono viaggi alla chiappo in Thailandia. No. Cioè, vaffanculo, esatto, Alessandro. Uno va a Santorini a Palma di Mallorca alla chiappo e poi lui dice di essere andato in Thailandia. Basta, con le minorenni pure. Non sto dicendo che Alessandro sia andato a fare turismo sessuale con le minorenni. Sto dicendo che è andato a fare sicuramente turismo sessuale e poi magari non si è documentato fino in fondo sull'età delle sue conquiste. Altre cose importanti. Sì, dimmi. Per me. L'altro mio grande hobby è il calcio. Ma... Vaffanculo, cioè, nell'altro tavolo l'altra tizia avrebbe detto e il c***o, tu dici il calcio come se fosse chissà cosa. Perfetto. Però non dire quella squadra, ti prego. Dico quella squadra. No, la è proprio dire. La peggiore. La peggiore? La peggiore che c'è, è lei. Ma che è un nero? Pure? È un bianco. No. Non ci siamo, ragazzi. No, non ti posso dire qual è la mia. Tu ti fili Inter, io lo so. No. Napoli. No. Beh, non puoi tifare il Torino. L'hai detto. Ma veramente? Ma quante possibilità c'erano? No, invece ti volevo chiedere, a tatuaggi come siamo messi? Non tatuaggi ne non ne ho. Non ti piacciono? Perché tu ne hai uno bellissimo là, una palma. Ne ho altro. Ah, che vorrei parti che sì. Si possono dire. Beh, no, si possono dire, però non si vedono perché ce li ho sul tronco. Wow. Uno sull'inguine. Wow. Nella schiena ho me col mio cane. Wow. Ma chi si tatua se stesso con il cane sulla schiena? L'unica persona che ho visto tatuarsi se stesso sulla schiena è Steve-O di Jackass. Lei non riesco a immaginarmi una sua gigantografia di se stessa con il suo cane. Ora lo voglio vedere. Wow. Wow. Sì. Wow. No, vabbè, quello dell'inguine c'ha una storia. È l'ultimo che ho fatto. Ah, ok. Perché ho avuto un problema. Sì, all'utero. Ma proprio a cena, prima di mangiare, non c'è nulla di male, ma secondo me ci sono altri argomenti da affrontare a tavola. Glielo può dire in un altro momento che ha avuto problemi all'utero, non prima della cena. E tu invece, tanto che sei single? Io in realtà... Sicuramente dal giorno in cui ha comprato la maglietta guarda come broccolo con il broccolo disegnato sopra. Sì, io ufficialmente sì. Sono single da un anno e mezzo. Ah, vabbè. Perché dopo ho avuto altre storie. Va bene, no, va bene. Non è importante approfondire l'argomento. Deborah ha voglia di raccontare il suo passato sentimentale. Ma Alessandro non c'ha voglia di sentirlo, è chiaro. Lei voleva parlare, lui, ma non è importante approfondire l'argomento, cambiamo discorso. C'è stato però un argomento su cui in realtà... Lui passeggiava per la città, tranquillo, si gira... Vede questo negozio di vestiti e c'era questa camicia piena di uccelli. Lui ha visto questa camicia piena di uccelli e ha sentito l'irrefrenabile bisogno di entrare e comprare questa camicia. E sai che c'è? Cazzo, questa è la camicia adatta per il primo appuntamento. Mi metto la camicia con gli uccelli. Stasera spacco. Quest'uomo è una raccolta di scelte sbagliate nella vita. Lui secondo me è galante proprio come persona. Sai, però non lo dai molto a vedere questo, no? Sei brava, come dire, a camuffare un po' la... Ma in che cosa, cioè, dici? Ti vedo molto sciolta. Però non so se gli sono piaciute, perché è un po' ermetico lui. Non lascia trapelare tanto, secondo me. Sarà interessante vedere. Ma lui ha la testa che è stata gonfiata da un clown. Avete presente vedete i clown con il
boccione dell'Elio che vi dice: ah, volete il barboncino fatto con i palloncini? Un bambino è andato lì e fa: mi fai un uomo, la testa di un uomo, ed è uscito lui. Non è che è ermetico, è un palloncino. Per suggellare questa serata io avevo pensato anche di omaggiarti di un prodotto tipico. Dai. Sì, simbolico. No. Un aglione. Vi accompagno all'uscita, prego, seguitemi. Ribadisco, quest'uomo è una raccolta di scelte sbagliate nella vita. Lui per tutta la serata si è tenuto una testa d'aglio nella giacca. Con il caldo, ricordatevi quanto cazzo era sudato Mauro. Immaginate che caldo che fa qua dentro. Quest'uomo puzza di aglio sotto le ascelle. Ma non perché non si lava, ma perché gira con l'aglio per suggellare le serate. Cioè, lui ha il terrore dei vampiri, era la prova del 9 per scoprire se lei fosse un vampiro. Gli do l'aglio, così se bruci non sei un vampiro, ti ho beccata, invece no. Ed è anche chiamato aglio del bacio. Ah, perfetto. Beh, non rischierai dopo l'aglio. No, ma questo... Ah, perché dici che non... Sì, non si sente completamente. Allora, io volevo dirti... Volevo dirti che non ti bacerei neanche se fossi l'uomo mentadente, figurati la testa d'aglio. Di che? Non è scattata la scintilla per me, però visto che mi è, insomma, è stata una bella serata e penso che tu sia una bella persona, sono stata bene, ho una cosa da darti. Se permette, mi concede questo. Dato che mi hai dato l'idea di essere uno che annusa i Tampax, ti ho portato un mio Tampax usato in dono per suggellare la nostra amicizia. Bravissimo. Grazie. Che galanteria. Che bel gesto, eh? Grazie. Perché oggi ho pensato di prendere queste due calamite. Io vi auguro una piacevole serata. È stato... Arrivederci, è stato un piacere. Anche per me. Buonasera, grazie. Per ricordarci di questa serata. Vai, va bene. Io te la voglio dare lo stesso perché, ripeto, sono stata bene e mi dispiace che non sia scattata la scintilla. Adesso lui è il primo cestino dell'immondizia, la scaraventa dentro. Alessandro e Deborah si sentono regolarmente. What? Ma questi due non quagliavano? Cioè l'unica coppia che non quagliava si sentono? Per Deborah si tratta solo di una bella amicizia. Alessandro invece spera in qualcosa di più e continua a sognare il suo bacio all'aglione. Stanno programmando il loro secondo appuntamento. Chissà come andrà. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui. Spero che vi siate divertiti. Come sempre ti invito ad iscriverti al mio canale, lasciare un like a questo video e ti ricordo che questa sera alle 21 saremo in diretta su Twitch tutti insieme per guardare un nuovo episodio di Primo Appuntamento. Quindi non mancate, vi aspetto questa sera e per il resto ci vediamo giovedì con una nuova classifica e questo venerdì. Un bacione alla mamma e California!